Buongiorno e benvenuti amici e amiche di Football Hazard Studio, io sono Marco Zonca e oggi siamo qui per una nuova puntata del TG in cui parleremo dei recuperi di prima e seconda categoria giocati mercoledì 29 di novembre. Il 5 novembre era stata rinviata a Stivo Sacco San Giorgio, questa volta si è potuto andare in scena e vince il Sacco San Giorgio che rientra in classifica a meno 3 dal Rovereto. Andiamo a vedere il servizio di Federico Casna. Stivo Sacco San Giorgio. Con una rete nel recupero, i roveretani portano a 5 la striscia di vittorie consecutive. Il campo è pesante per le precipitazioni delle ultime ore, nel primo tempo infatti la partita rimane bloccata, ma De Romedi ha chiamato comunque a due parate importanti. Nel secondo tempo gli ospiti centrano un palo con Butahir sugli sviluppi di una palla inattiva e sfiorano la rete con Garniga, ma salvano sulla linea una conclusione a botta sicura di Armistadi. In pieno recupero, Dietre spizza il pallone sul calcio d'angolo e trova la deviazione vincente. Finisce 0-1. Si è recuperato pure la decima giornata di seconda categoria Girone A, Limonese Brenta in campo invertito rispetto alla partita originale, rinviata per nebbia dopo 43 secondi e sullo 0-1 con la Limonese in vantaggio dopo 29 secondi col gol del numero 10. Adesso la Limonese si riporta sotto in classifica rispetto al Castelcimico a meno 3 e condivide la seconda piazza insieme al Molveno e al Trambileno. Andiamo a scoprire di più nel servizio di David Cicuttini e Matteo Zonca. Limonese Brenta. I gialloni risalgono al secondo posto con una prestazione di livello. Il terreno di gioco non ottimale impedisce le giocate palle a terra dei locali. Per i primi 20 minuti la partita rimane bloccata. Poi Frizzi la sblocca con una punizione sotto la traversa. Alla mezz'ora De Franceschi mette il match in ghiaccio con la rete del raddoppio, aprendo la strada alla goleada dei suoi nella ripresa. Al 59esimo Tonolini segna sugli sviluppi di un corner. Berasi insacca in contropiede. Nel finale c'è spazio ancora per la doppietta di Frizzi e la rete di fonte del definitivo 6-0. Con questo è tutto, un saluto da Marco Zonca e un invito a continuare a seguirci. Arrivederci!